Benvenuto ad Emiliano Mori, ricercatore del CNR, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri. Con lui parliamo di un argomento che è stato al centro, diciamo così, delle cronache di questi giorni, soprattutto quelle locali, ma insomma avviene un po' in tutta Italia, questo fenomeno di avvistamento dei lupi, ma anche di predazione, diciamocelo, insomma, da parte di questo bellissimo, diciamocelo subito, animale che sta in cima alla catena alimentare. Volevamo appunto il parere di un esperto proprio per fugare qualsiasi dubbio dal fatto che questi animali debbano essere assolutamente tutelati, lasciati nell'ecosistema per la loro importanza. Ecco, l'equilibrio però, no, con quello che comunque ci raccontano le cronache, poi magari percepito, reale, questo ce lo dirà il tempo, insomma, quello che sarà, sembra essere un po' difficile. Intanto è un qualcosa che riscontra anche lei oppure no? Sì, assolutamente. Diciamo che il lupo è un grande predatore, come giustamente mi ha detto anche lei, e come tutti i grandi predatori si comporta da carnivoro. Diciamo che fino a tempi abbastanza recenti il lupo non era così diffuso su scala nazionale, mentre ora si è decisamente espanso, merito di leggi di tutela della fauna importanti, merito della riespansione delle foreste, merito anche dell'aumento delle sue prede principali, che sono cinghiali e ungulati, puntualizziamo, ungulati selvatici. Questo ha fatto sì che il lupo piano piano si avvicinasse agli insediamenti, insomma, alle nostre abitazioni e creasse un po' di conflitto con l'uomo. Questo era prevedibile, c'era da aspettarselo in qualche modo. Ecco, ripeto, quello che ci raccontano le cronache, che magari anche lei avrà letto, è questa difficile, convivenza. Come se ne esce, mi verrebbe da chiederle molto banalmente, nel senso che lei sa, c'è stata una riunione anche in prefettura, non apposita, era il Comitato sull'Ordine Pubblico, così dice la prefetta, convocheranno una riunione, immagino coinvolgendo anche gli esperti, come è giusto che sia, apposita su questo, chiamiamolo problema, ma comunque difficile convivenza, diciamo così. Ecco. Ci sembra di capire che è difficile un po' venirne a capo. C'è anche l'esperienza, tanto per mettere sul tavolo anche quella, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con il progetto di difesa attiva, ma quello è relegato, no, alla difesa degli allevamenti. Ecco, su altri territori come si fa? Su altri territori bisognerebbe cercare di dare voce alle persone esperte, alle persone più esperte di me, ecco, diciamo così, a persone che combattono questa realtà costantemente e che la combattono in maniera scientifica. Mi spiego, ci sono un sacco di tecnici, di liberi professionisti in Italia che lavorano sul lupo e evitare di prestare attenzione, perché tante volte si fa un po' di confusione. E purtroppo la posizione di chi fa il mio lavoro, comunque il tecnico faunistico, viene ascoltata un po' troppo poco. E questo è un grosso problema, perché se si presta ascolto all'allevatore che ha avuto il problema, ma anche Certo. all'animalista che difende sperticatamente la specie, che lo descrive come un agnello, i lupi non sono agnelli, i lupi sono, come lo dicevo prima, sono dei grandi predatori, sono potenzialmente pericolosi, come potenzialmente è pericolosa una volpe. E bisogna essere un pochino accorti. Secondo me, da un lato c'è chi ha una paura ingiustificata, dall'altro c'è invece chi spavaldamente dice: "Ma il lupo non è un animale pericoloso, mi avvicino e gli porto il cibo." Quello è il problema grosso. È un problema enorme, perché poi gli animali si abituano sempre di più alla presenza dell'uomo. Già entrano nelle città perché, essendo pieni di cinghiali e essendo così comodamente catturabili anche altre prede. Lei mi capisce, insomma, il lupo è avvantaggiato, no? Un po'. Certo. Anche se c'è il conflitto con l'uomo, anche se è pieno di bracconieri, e va bene, però trova cibo facile, in parte, forse in piccola parte, anche di rifiuti si può nutrire. Quindi diciamo che questo accesso del lupo alle città andava previsto. Ne abbiamo 3.300 circa di lupi in Italia, secondo le ultime stime, e quindi diciamo che con il fatto che abbiamo tutti questi ungulati, abbiamo molte specie nell'ambiente urbano, il fatto che entri il lupo è da aspettarsi. È da aspettarsi anche che ci possa essere
qualche collisione con l'uomo in più, perché comunque ci sono alcuni gruppi di lupi che predano addirittura i cani nei giardini, che predano i gatti domestici. È complesso, ma basta stare un po' all'occhio, diciamo in questo modo. Se abbiamo degli animali, teniamoli ben recintati. Se abbiamo dei rifiuti, cerchiamo di non abbandonare brandelli di carne in giro, per dire, insomma, di buttare la spazzatura un po' male nelle nostre città, e quindi cerchiamo di avere un comportamento ligio e abbastanza rispettoso. Il lupo, mediamente, se l'uomo si avvicina, tende a scappare. Io, per esempio, avrei più paura di incontrare un cinghiale, però. Nello stesso tempo è anche importante dire che non va bene se si vede un lupo cercare di avvicinarsi per fare la foto. Teniamo anche i nostri cani legati, possibilmente al guinzaglio. Lo capisco che faccia piacere fargli fare la sgambata fuori, però in presenza di questi animali è sempre abbastanza un rischio sia per il cane sia per il lupo poi. Prego, no, 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 magari era interessante capire se le autorità, come dice giustamente lei, si affidano agli esperti, ma è fantasia ipotizzare la soluzione di poterli spostare, posto che non è che si possono concentrare, immagino, tutti in un luogo, ma più in un habitat, tra virgolette, più No, naturale. è abbastanza fantasia, nel senso Ecco. che questi animali si stanno sono espansi da soli, nessuno li ha riportati. Stanno conquistando aree in cui erano presenti in tempi storici o anche dove non erano presenti, sono proprio aumentati molto. E naturalmente prendere un lupo e spostarlo da un'altra parte vuol dire averne un altro la settimana dopo. Tra l'altro, sono animali molto difficili anche da catturare e poi bisognerebbe trovare aree idonee in cui non ce ne siano altri. Sono territoriali, vivono in gruppo, è piuttosto complesso. Naturalmente siamo sempre un po' riluttanti in Italia a parlare di gestione del lupo perché si tratta di una specie iconica, si tratta di una specie interessante, però penso che nel lungo termine probabilmente una qualche forma di gestione, anche incruenta, debba essere comunque messa sul tavolo. Cioè Infatti bisognerebbe leggevo. parlarne di questa problematica, non che non sia intesa solo in senso negativo, ma di questa contingenza che abbiamo, di questo conflitto, e che ci sia la necessità di parlarne, e di parlarne, torno a dirlo, non con i funzionari, ma proprio con gli esperti, con persone che la specie la conoscono. E ne abbiamo tantissimi in Italia. Ecco, quindi insomma basta solo mettersi intorno a un tavolo banalmente, insomma, cercare di capire perché leggo nel È un suo inizio. andava previsto un po' questo invito appunto a iniziare a gestire questo problema perché negarlo non va bene, esasperarlo nemmeno, però Esatto, ecco la verità che. sta sempre un po' in mezzo, Certo. Senta, chiudiamo perché il tempo di un caffè è, ahimè, finito. Intanto noi seguiamo la sua pagina e spesso anche grazie la saccheggiamo un po' di video e di notizie perché è davvero molto, molto mille. Mi fa interessante. piacere, E grazie mille. scorrendola ho letto questo articolo che riguardava la famosa frase in bocca al lupo, ormai che ci Sì, siamo. quella, diciamo, ci si è Ecco. concentrato molto il mio collega Ah. e Cioè, sì. non va bene dire in bocca al lupo per un... Ma va No? benissimo, assolutamente sì. Io ringrazio chi mi dice in bocca al lupo. Ma da dove arriva questa frase, questo augurio? Bah, non lo so, può darsi che venga anche dall'abitudine che hanno i lupi di Ecco. trasportare i piccoli Con la bocca. con la bocca, e un buon augurio. Viene da dire crepi, perché quella è sempre una Esatto, cosa. Ora, ultimamente si dice viva il no? lupo, ma Viva il lupo, esatto. io continuo a dire crepi lo stesso. Cioè, ovviamente è sempre molto in senso figurato perché non ce l'ho assolutamente con i lupi, anzi, sono molto favorevole alla loro protezione legale e diciamo di sentimento, di pancia. Ok, qualche consiglio su un eventuale incontro ravvicinato ce l'ha dato, quindi non fare foto, non fare video, non Mantenere la cercare di calma il più avvicinarli. possibile, non spaventarlo troppo perché magari l'animale può. Da un lato può fuggire, però se poi è spaventato c'è sempre il rischio dell'attacco. Cercare di evitare il contatto diretto il più possibile. Insomma, Ecco, si tratta di un perché animale selvatico, non è così selvatico. comune avere un contatto diretto, eh? Certo, ma come ricordava anche con il cinghiale, insomma, con Certo, altri. con qualsiasi selvatico, secondo me.
Mentre i nostri amici castori sono tornati in Valtiberina, giusto? Già, quelli sì. Ok. Tornati, li hanno accompagnati, diciamo così. Ecco, va bene. Una chiacchierata davvero molto piacevole, grazie, grazie, buon lavoro e magari se è possibile la ridisturbiamo più avanti, va un bene? Un grande piacere. Grazie, arrivederci.